au sang réservoir, l'homme de temps rêvé, les espoirs qui dormaient se sont réveillés. L'Orchestra di Piazza Vittorio è un gruppo di musicisti che vengono da tutto il mondo e hanno scelto Roma come luogo per la loro seconda vita. Che si è formato nel 2002, in un momento in cui le orchestre chiudevano e veniva in modo sempre più prepotente il problema dell'immigrazione in Italia e della gestione dei flussi migratori, si chiedeva se all'interno di queste comunità che arrivavano c'erano dei musicisti e cercare di capire come relazionare le loro qualità e le loro culture assieme. Con la musica è più facile raccontare l'incontro perché è un codice che non prevede incomprensione. Un musicista arriva in un paese anche se non sa dire una parola, basta che fa vedere il proprio strumento e quello è il suo lasciapassare. Piazza Vittorio vuole essere in realtà un simbolo di come far incontrare le culture possa produrre risultati positivi e possa generare qualcosa di bello. Io sono romano, diciamo, sono uno la minoranza etnica e poi sono stato molto fortunato perché il mondo è venuto a trovarmi a casa mia, non ho dovuto fare gli stessi sforzi che hanno fatto loro. Il problema dell'immigrazione collima con problemi economici e sociali che noi musicisti di certo non possiamo pensare di risolvere appunto facendo orchestre. Senza dubbio però il benessere delle persone che partecipano a iniziative di questo tipo migliora le condizioni di chi ne fa parte. Dell'immigrazione si parla soltanto quando si deve parlare di un dramma. Non si va mai a cercare di capire le storie che ci sono dietro alle persone che decidono di passare un anno in Libia in attesa di prendere un barcone o di fare mesi e mesi di strada attraverso le rotte balcaniche. Però è quello che dobbiamo aspettarci dalla società. Si può provare in tutti i modi a arginare questo fenomeno. I politici possono provare a raccontarlo come vogliono, che si deve fermare questo processo, ma è un processo inevitabile e inarrestabile, per fortuna. E quello che facciamo noi è solo raccontarlo in qualche modo in musica.